miei adorati libri. Oh, ma sto registrando, oddio. Tantissimo tempo sono tornata in carreggiata, sono riuscita di nuovo finalmente a fare un nuovo video. Quest'oggi facciamo lo spacchettamento del pacchetto. Mi è appena arrivata, sono degli ordini che ho fatto a ottobre nel sito della Mondadori, approfittando della promozione del 4x2. E finalmente è già arrivato ieri, mi è arrivato The Queen of Sterling. Ho 36 giorni di, come dire, di attesa e non sono riuscita ad aspettare, perciò ve l'ho pubblicato ieri, ve l'ho mostrato ieri nel blog. Se non lo avete visto, vi lascerò il link qua sotto. Ma oggi apriamo il nuovo paccone. Ok, approfitto del mio coltellino. Apriamo, cosa ci sarà mai in questo pacco? Io già lo so, io già lo so. Ok, ce l'ho fatta. Apriamolo. Oh mio Dio. Sì, che bello. Ok, il primo è. Ah, eccoli qui. Adesso lo faccio, ve lo mostro dopo. Che bello! Allora, i primi che ho acquistato sono appunto questi, la saga della Holly. Non so se voi l'avete letti, ma penso di sì perché è una saga un pochettino vecchiotta. Li ho presi ad un prezzo stracciatissimo. E niente, sono curiosa di. Ah, questo qui me l'aveva prestato tempo fa mia cugina, solo che non sono mai riuscita a leggerlo. Quindi niente, voglio, giusto perché lo voglio avere, li ho comprati tutti e tre insieme, approfittando dello sconto del 3x2. E quindi, no, del 4x2, non 3x2, perché prendevi 4 libri, ne pagavi 3 e il quarto era gratis. Comunque, tralasciando questo, niente, è una saga sui vampiri e spero che non sia, diciamo, come quella della. Oddio, dell'Adrian. Non, ripeto, non l'ho letto, ma ci tengo molto, quindi non ho fatto a meno di acquistarli. Quindi eccoli qui, i primi tre. Uno, due, tre. Uno, due. Non so se sono. Se viene prima l'inganno o lo. Ho il richiamo, comunque, in fin dei conti questi qua sono i primi libri. Poi il secondo è questo qui. Dio, ce l'ho lasciata rovinata, ma fa lo stesso. Immortal Rules. Ne ho preso due. Cioè, uno, sono due uguali. Perché uno di questi lo devo regalare a mia cugina, o meglio ad Anarel a Natale, ma già lo sa, quindi fa lo stesso, ve lo mostro ugualmente. Quindi eccolo qua. Non so se sia autoconclusivo, se sia una saga, però mi piaceva come dire, mi piaceva la grafica di copertina, poi ho letto la trama, sembra abbastanza carino. Quindi è come al solito, parla di vampiri e niente, quindi vi saprò dire di più appena lo leggerò, che non so quando accadrà. Bene, passiamo al prossimo acquisto. Allora, io l'ho classificato come un romanzo, cioè meglio, come una favola in chiave moderna, dalla trama. E sto parlando, qualcuno forse lo conosce e lo avrà sicuramente letto, sto parlando della Bambina dei capelli di luce e vento. Eccolo qua, questa copertina è fantastica, anche questo l'ho pagato in un prezzo stracciatissimo. Cosa dire di questo libro? La trama è molto carina, parla di una ragazzina di nome Viola che ha 11 anni ed ha una passione nata per la neve. Diciamo che è come se fosse, come dire, non mi viene il vocabolo, se fosse, aiutatemi, aiuto, come se fosse ossessionata, eccolo qua. Come se fosse ossessionata dalla neve. Infatti a casa possiede, cito quarte di copertina, 11 coperti di paille, 11 palle di vetro con la neve, 11 cappelli e 11. In pratica è 11, 11, 11. È proprio ossessionata. 11 fiocchi di neve, fotografie di fiocchi di neve. Proprio una cosa straordinaria. Questa bambina diciamo che è un po' emarginata, nel senso che non ha amici e.
e vive in un ambiente un pochettino, è trascurata come persona, come bambina. Infatti un giorno le viene regalato un fermaglio e da questo fermaglio, al quale sprigiona una luce, un bagliore proprio enorme, incontra una ragazzina che, se non mi sbaglio, o meglio, non incontra, ma gli compare una ragazzina di nome Emily. E diciamo che questa ragazzina, tutta fatta di luce, aiuterà la nostra Viola a fare, diciamo, a superare i momenti difficili della sua vita. In tutto mi sembra che sono 200, 240 pagine. La cosa particolare, oltre alla copertina, bellissima, sono anche diciamo, i disegni che ci sono all'interno, o meglio, al termine di ogni capitolo, all'inizio di ogni capitolo, ci sono i fiocchi di neve, visto, secondo me era una cosa d'obbligo, visto che questa bambina è proprio appassionata di neve. Cos'altro dirvi? Sono molto curiosa, sono sicura che, come dicevo prima, perché blogger lo avranno letto, quindi... non so, se qualcuno sa più o meno gli è piaciuto o no, può lasciarmi un commentino, proprio contattarmi sul blog. Ma passiamo mi sembra all'ultimo, il più interessante, o meglio, quello che mi è arrivato ieri, che sarebbe The Queen of Tearling. Eccolo qua! Questo libro è stupendo. Sapete cosa significa stupendo? È stupendo. È uscito il 9 luglio di quest'anno, questa è la seconda edizione. Io puntavo per la prima perché ci sono parecchie differenze, ad esempio, o meglio, non tante, però qualcuna differenza c'è. Ad esempio, questa seconda edizione, non è rilegata come la prima, nel senso che qui le pagine sono incollate. Non so se si nota, il bordino della colla, ma si vede. Sono incollate mentre quelle della prima edizione sono state cucite. Infatti il primo che è uscito sembrava che fosse tipo un vecchio manoscritto. E infatti io puntavo su quello. Inoltre c'era anche all'interno, celava un segreto, che sarebbe una tasca nascosta con la mappa diciamo, del regno di Terling. Su pergamena, quell'edizione me la sono persa, però in confronto diciamo che più o meno, anche se simile, questo è più o meno, diciamo, sono gli stessi. Infatti le pagine sono tutte antichizzate, sono bellissime. Al tatto la copertina sembra velluto e la cosa più bella, oltre a questo suo stile antichizzato, sono le tavole che sono poste all'interno. Ad esempio, ci sono del, se non sbaglio, dovrebbero essere 7 illustrazioni. Mi sembra di sì. Sì, dovrebbero esserci 7 illustrazioni qua e là per il libro. Vedete? Sono bellissime. Inoltre, la particolarità è che a ogni capitolo c'è diciamo, un disegno un particolare, tipo ad esempio nel terzo troviamo il vaso con le carte da gioco, oppure vediamo nell'ottavo, mi sembra che c'era la corona, se lo trovo ve lo mostro. Ottavo capitolo, dove sei? Dove sei? Ok, non lo trovo, fa lo stesso. E niente, questo qui è edito Multiplayer Edizioni. Non sapevo che questa casa editrice, che diciamo che questa azienda facesse libri. Io ero rimasta a tempi antichi, alle riviste dei giochi. Non so se voi le leggevate o meno. E niente, e quindi questo qua sono curiosissima di leggerlo, me ne hanno parlato benissimo, mi hanno detto che i personaggi rimarranno impressi nel cuore e sarà come... È arrivato alla fine come se vorresti che non finisse mai. Perciò non so, sono veramente curiosa, spero di leggerla al più presto anche perché è un libro che mi attira tantissimo. Detto questo, queste qua vi rimostro tutti quanti, alla fine vi faccio vedere, faccio la foto di tutti i libri insieme
Spero che il video vi sia piaciuto. Attendo i vostri commenti. Se avete letto qualcuno, se avete libri da consigliarmi, consigliateli. Sono curiosa di sapere il vostro parere. Se avete ovviamente letto i libri. E niente, vi lascio un grande bacio e al prossimo video. Ciao ragazzi! Prima di tutti ho pubblicato. Quanto è stato? Ho fatto danni. Ok, ho sbagliato tutto, rifacciamola. Yeah!